Buongiorno signori, siamo alla mattina del giorno numero 3 in Bulgaria, la temperatura è precipitata, fa veramente freddissimo, è vero che è ancora presto, sono le 9 del mattino, ma oggi il sole non c'è e credo non ci siano più di 10-12 gradi, sì. Non di più, contro i 24 di ieri, senza giacca. Contro i 24 di ieri è stata una bella botta, stiamo andando a vedere le ultime due cose che ci mancavano della capitale e poi partiamo alla volta del Kazza Dimitur, cioè quella che era la sede del Partito Comunista Bulgaro, sperduta tra le montagne della Bulgaria centrale. 3 ore di macchina e ci arriveremo. Ci stiamo recando verso l'ultima piazza che dobbiamo ancora vedere, che è la piazza del Teatro Ivan Vazov. Non so chi sia stato Ivan Vazov, ma gli hanno dedicato un teatro. Per una missione che speriamo abbia un ritorno. Siamo appena stati in una delle città più brutte della Bulgaria e adesso siamo vittime del vento. Andiamo! Signori, ci siamo! Il monumento più impressionante che io abbia mai visto. Eccolo qua. Voi non avete idea di quanto è grosso, la telecamera non rende l'idea. È enorme. Benvenuti a Stara Zagora, quarta città della Bulgaria per popolazione e per importanza, ciononostante una delle più brutte. Siamo qui perché ci interessa quello, un altro enorme monumento del periodo comunista. Lei conosce la storia di questo monumento, dottoressa Bakushkin? Purtroppo no, non la conosco. Gliela racconto io allora. Questo monumento si chiama Monumento alla Bandiera di Samara, perché? No, Samara come la città russa, perché? Perché questo monumento va a ricordare il sacrificio che i russi hanno fatto
per aiutare la Bulgaria guidata da Vasilevskij a diventare indipendente e scacciare i turchi. Quindi con questo monumento i bulgari vogliono ringraziare i russi che morirono per aiutarli, quasi tutti provenienti dalla città di Samara. Cosa ne pensa di questo monumento? Beh, è molto d'impatto, però non ho capito che c'è, cioè, quella sarebbe una bandiera? E vabbè, avevano a disposizione soltanto il calcestruzzo per farla, non è che può svolazzare, cioè non è che può sventolare quella bandiera. Sì, ma è vero, sembra un po' un tabellone del basket, è vero. Quello però, se fai canestro da qua fino a lassù, è un tiro da 200 punti, esatto. E con questo indimenticabile panorama della meravigliosa città di Stara Zagora, dipende dai punti di vista, cioè se vieni da Secondigliano è meraviglioso. Vi salutiamo. Direzione, ultima tappa? Plovdiv. Plovdiv, dove andremo nel nostro bellissimo albergo 4 stelle. A 19 euro a notte. A 19 euro a notte, l'intera stanza. Ok signori, ci troviamo all'interno dell'ascensore del Maritza Hotel di Plovdiv, trovato con grande facilità a un passo dal centro storico patrimonio UNESCO. La nostra stanza è all'undicesimo piano, come dei veri leaders, e abbiamo una camera di rarissima tamarragine che saremo felicissimi di mostrarvi tra poco. Tutto l'albergo è in stile 800 misto 21 secolo, completamente fuori di testa. Questo è il nostro panorama dall'undicesimo piano con vista direttamente su quello lì che è il centro storico di Plovdiv, che esploreremo domattina, patrimonio UNESCO, sperando che il tempo domani mattina sia migliore di quello che è stasera. Sta più avvicinando, 4 gocce, ma tanto per oggi abbiamo finito. Il nostro programma è rilassarci in questa stanza dalle 1001 notte per poi andare a mangiare in un ristorante, possibilmente questo qui dell'albergo. Sì. E poi ritornare di sopra e fare un po' di foto alla hola. E fare un po' di foto alla hola. Perché è molto figo. Molto bello. E mangiare bene. Molto bello. A pranzo va mangiato due focacce. Sì, esatto. Due focacce che non hanno neanche soddisfatto più di tanto.